Allora, lei ha detto che c'erano anche dei politici occultamente soci. Assolutamente sì. Allora, per quanto le risulta, e a proposito della liquidazione, poi eventualmente ci dica come le risulta, degli esponenti politici hanno ricevuto denaro in sede di liquidazione, come liquidazione a seguito della vendita agli spagnoli della gas natura? Personalmente, su indicazioni del professor Lapis, sono andato e tramite la veicolazione del laboratorio Ghirone, che di fatto gestiva il conto, sono andato a prendere dei soldi e consegnati a Lapis sia a Palermo che a Roma per vari politici che poi, oltre credo a quelli che assumessero diciamo, proprio un ruolo di societario all'interno dell'azienda come Vizzini, credo che al professore Lapis diede dazioni di denaro anche per altri motivi. A Professore Lapis, le parlò di destinazione a quali politici? Vizzini. Sa se queste interlocuzioni in cui lei veniva incaricato di prendere i soldi che dovevano essere dati a Vizzini erano state intercettate nel corso di un'indagine dell'autorità giudiziaria? Lei poi lo ha L'ho saputo? saputo dopo, sì. L'ho Quando lo ha saputo? saputo quando ho reso dichiarazioni e quando sono stato interrogato anche dai giornali, credo. No. Io sapevo delle dazioni perché ero stato personalmente incaricato. Mi ricordo che c'era Vizzini che aspettava al Senato, ho raggiunto il professor Lapis in un hotel di Borgognona, ho portato del contante che serviva subito al senatore, onorevole, non so cosa, Vizzini. E poi altri soldi, mi scusi Presidente, li ho veicolati a Palermo sempre per soddisfare quella che era la liquidazione delle quote del senatore Vizzini. Soldi che lei aveva prelevato? Dalla società Mignon, dove, per precisare Presidente, erano stati accreditati 24 milioni di euro, delle quali 10, 11 circa erano di mia pertinenza. Gli altri erano di pertinenza del professore Lapis, per cui nella quota spettante a Lapis, perché io non avevo nessuna intenzione di pagare Vizzini o Sì, ma altri. l'aspetto che io intendevo chiarire, quindi l'anticipiamo, la Sì, facciamo allora. prego. Nella quota che lei dice era di mia pertinenza, era quella evidentemente di suo padre, Sì. che lei ci ha detto includeva gli interessi di Provenzano. Al momento della vendita non è stato espletato nessun Ecco, la mia pagamento. domanda era proprio su questo. No, Quindi quegli interessi di Provenzano non c'erano più. Mi spieghi un perché. po' Le perché? spiego, perché nel momento Lei in ci ha cui. detto fino ad ora che era mio padre che aveva una Sì, è quota il del momento in cui. 15% e Sì, sarà perché nel questo, momento in meno male. cui mio padre è venuto a mancare, proprio mi era stato detto all'anteprima che io dovevo interrompere qualsiasi tipo di rapporto, per cui non mi è arrivata nessuna richiesta in merito e né avrei ottemperato a questo tipo di richieste per il mio carattere, visto che a quel momento dovevo decidere io. Quindi non c'era una quota. Non so se era Sì. stata compensata inizialmente o non, sinceramente, Presidente, non ho Va bene. contezza di quello che è stata. Prego, andiamo avanti. Senta, prima di passare ad argomenti ancora più Escludo specifici. comunque passaggi di denaro da me, qua, soggetti legati al Provenzano, dopo la morte di mio padre, di qualsiasi Né tipo. pretese Né, da parte di altri. nessuna, le uniche pretese che mi arrivavano dopo la morte di mio padre, sia velatamente anche verso parenti, sempre era di preoccuparmi di sistemare la situazione di Alcamo legata alle lamentele di Rina, perché addirittura, aggiungo Presidente, era venuto fuori un carcerato nel 2003 che era stato per lungo tempo detenuto e aveva detto che lui appunto aspettava questi soldi e mi erano arrivati ulteriori messaggi di. Visto che stavamo vendendo, di aderire in fondo 250.000, in quel momento erano diventati 125.000 euro, perché di fatto poi c'era stato il passaggio dall'allora, diciamo, milioni in euro. Dice, non è che ti comportano, però non ho mai aderito a questo tipo di richieste, non l'ho fatto per il mio carattere, quando le ho avute fatte anche per quanto riguarda l'apertura di un negozio a Trapani, non direttamente. Anche direttamente al meglio, ho preferito chiudere l'attività, ma non ho mai aderito a questo tipo di situazione. Chi era questo carcerato? Non mi ricordo, non ho ricordo. Senta, lo ha già detto, però adesso io vorrei. No, 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 aspetti. Non il nome di questo qui, non mi risultano. Ma lo ha già detto stamattina che suo padre conosceva Salvatore Sì. Rina. Qualche altra domanda sul rapporto relazionale tra i due?
Innanzitutto, lei ha saputo da quanto tempo si conoscessero, in che contesto e in quali epoche erano nati i rapporti di conoscenza con Irina? Lo stesso periodo coincide con quello della conoscenza del Provenzano, in quanto mio padre vedeva questi due ragazzi che erano i picciotti di Luciano Liggio, un personaggio che mio padre conosceva anche bene, che mio padre mi ha raccontato, e poi anche perché ho avuto testimonianza diretta di un episodio che poi mi è stato spiegato sempre dopo da mio padre, quando avevo 7-8 anni, è venuto in una, durante un periodo di villeggiatura, mio padre li conosceva come i picciotti di Luciano Liggio. Adesso arriveremo all'episodio. Mio padre in tutto questo era molto legato a Navarra, in quanto era stato battezzato a Navarra e cose varie, per cui insomma, poi parliamo di un paese, è difficile omettersi dal conoscere soggetti di questo tipo, quando magari questi soggetti si espletano con la loro forza e la presenza nel territorio palesemente. Senta, lei a Riina personalmente, lei Massimo Ciancimino, lo ha incontrato con suo padre, lo ha visto incontrarsi con suo padre, lo sì. Ha visto frequentare per esempio le vostre abitazioni? Sì, meno assiduamente del Provenzano, in quanto ribadisco che la stima di mio padre nei confronti di Riina era minima. Lo definiva un doppio giochista, intellettivamente molto limitato, aggressivo e fondamentalmente lo chiamava anche pupazzo. In che periodo ha visto Riina incontrarsi con suo padre? Nei periodi in cui accedevano sia al Provenzano, per cui diciamo, prima degli anni Ottanta l'ho visto due, tre, quattro volte accedere, ma anche oggetto sempre accompagnato da Pino Lipari, poi un'altra volta accompagnato da Nino Sa, ora non mi ricordo, non ho... Dove questo? Nell'appartamento sempre di mio padre in Via Asciuti. E poi a qualche riunione mi ricordo la presenza di Riina, del Santa Paola, del Greco, di tanti altri esponenti, diciamo, delle varie famiglie, in posti come Bagheria, la Icri di Nardo Greco, un personaggio che ho conosciuto. Perché... Quindi in quelle occasioni lei accompagnava? Io accompagnavo mio padre, ovviamente non partecipavo alle riunioni, se non poteva essere quella sulla richiesta di mio padre di prendergli un paio di occhiali dalla macchina, una pillola, qualche cosa, una richiesta di andare a prendere le camomille, perché erano incontri che si prolungavano quando c'era tutto, non so, queste riunioni, summit, non so come vogliamo chiamarli, il presidente erano, diciamo, non si aspettavano nell'arco di poco tempo, ma prendevano 5-6 ore, avevamo a volte il tempo anche di andare a mangiare a turno, perché io facevo, dico sempre l'autiere, perché non per scelta, ma per imposizione, a differenza dell'autista, accompagnavo mio padre lì. Per cui stavo poi fuori in compagnia di quelli che erano gli altri personaggi che accompagnavano questi soggetti, per cui ho avuto occasione di conoscere Greco, Provenzano, altri soggetti. Aspettavamo. Senta, tutti lì. Al di là della considerazione che suo padre aveva da Irina, lei sa se ci furono mai dei motivi di discrezio, di contrasto, di dissidio anche in occasione di questi incontri presso la casa di Via Asciuti? Sì, sempre. Erano sempre quando il Riina doveva venire direttamente a casa mia, era qualcosa di inevitabile, perché si vede che tutti i suoi intermediari non erano riusciti a soddisfare le richieste di Riina, per cui l'unico modo, come raccontato poi mio padre, era l'incontro diretto. Per cui ho assistito, sì, ho fatto compagnia a Riina, ai Salva o a Lipa insieme, mentre mio padre si preparava nel riceverli in Via Asciuti, sì, quelle volte che l'ho visto io. Come sa che c'erano motivi di contrasto? I motivi del contrasto in quell'occasione era per l'aggiudicazione per la vendita di un palazzo in Via Libertà e credo per un'aggiudicazione di un lavoro. In effetti, mi racconta mio padre poi nel 2000, che l'oggetto di questi screzi, nella sua perversa logica, aveva ragione Riina, ma mio padre, siccome sapeva come comportarsi con Riina, insomma, poteva anche fregarsene di quelle che erano le decisioni, per cui si andava a uno scontro diretto. Ma mio padre si divertiva quasi a irritarlo a Riina, conoscendo il personaggio, mi diceva che era molto prevedibile, molto stupido,
Per cui cioè, fatelo venire da me, cioè, io dico io, per cui alla fine l'aveva vinta mio padre, perché sapeva come imporsi a certi personaggi. Mi ricordo che Rina lasciò l'appartamento nostro molto adirato perché mio padre proprio lo ricevette mentre mangiava, gli fece fare un'anticamera di mezz'ora, il soggetto, insomma, essendo uno che magari sentiva un po', per cui percepì la stessa come una mancanza di rispetto. Si ricorda? C'erano Sì, altri suoi familiari in quell'occasione? la casa mia era grande, c'era un'ala tutta dedicata a mio padre che faceva salone, studio e cose, stavano nell'altra ala. Ma non mi ricordo se i miei fratelli hanno visto o se come. Si ricorda se in quella circostanza fosse presente anche Pino Lipari? Sì, non alla riunione, non so se inizialmente fu presente e poi uscì. Comunque sì, c'era Pino Lipari, sì. In quell'occasione del palazzo, sì, dei congressi, sì. Il palazzo dei congressi o il palazzo di Libertà, non ho un ricordo preciso. No, io dicevo nella circostanza in cui Rina lasciò l'appartamento di suo padre piuttosto, diciamo, Sì, adirato e agitato. c'era Poi che cosa avessero discusso in questo momento non mi interessa, ma se fosse presente Lipari, presente. sì, mi ricordo come proprio, non si trattenne neanche come disse a Lipari di andare subito via. Senta, suo padre, e intanto mi interessa il periodo antecedente, il 1992. Conosceva e aveva rapporti con il dottore Antonino Cinà? Sì, li ho avuti da tempo, sì. Prima del 92, sì, ero andato io spesso in assenza nel periodo credo della carcerazione o per altri motivi, ero stato io preposto a prendere qualche appuntamento, anche perché lo stesso Cinà abitava nei pressi di un villino che noi avevamo in affitto a Mondello nella zona Valdese, in via Dane, e Cinà abitava in via Principessa Iolanda, difatti nel quelle che erano un po' anche i rapporti criptici che nascevano per veicolare questi appuntamenti, mio padre, che non amava mai chiamare dopo, diciamo, che sono state attenzionati queste persone per nome, gli aveva dato proprio il soprannome di Iolanda. Lei sa, suo padre le disse, o lei sa direttamente quando, in che epoca, in che contesto si conobbero i due, Vito Ciancimino e Antonino Cinà? Si conobbero negli anni addietro, quando ero piccolino, per qualcosa che riguardava, ora non ho pieno ricordo, qualcosa che riguardava la sentenza di condanna di Ligi, una sentenza che era stata posta all'attenzione di mio padre per possibili revisioni. Mio padre in quel periodo, anche durante tutta la sua attività politica, aveva dei rapporti privilegiati con alcuni magistrati. Uno di questi fu incaricato su anche Cinà e poi portò questa sentenza. Fu incaricato da mio padre per cercare di trovare soluzioni a possibili escamotage per far uscire Ligio dal carcere. Cioè, lei dice che Cinà conobbe suo padre in questo Sì, contesto. era il medico di lì, non so esattamente perché si parlava proprio di cose mediche, anche cose giuridiche, si cercavano escamotage. Mi ricordo che mi racconta, io all'epoca avevo 7 anni, l'incontro di Ligio, mi ricordo che i primi rapporti mio padre, diciamo, in quello che sui racconti postumi, me lo colloca in quel periodo. Una persona molto di fiducia, molto intelligente, preparata, poi soprattutto un medico. Mi ricordo addirittura che per cercare di giustificare, nel momento in cui appunto c'era un po' di attenzione da parte delle istituzioni, mi fece fare pure una cartella clinica, perché aveva pure un laboratorio di analisi per giustificare la mia presenza all'interno. Poi io ovviamente eseguivo e davo seguito a tutte quelle che erano le volontà di mio padre. Lei poc'anzi ha parlato, ha fatto cenno di una vicenda verificatasi durante un periodo di vostra villeggiatura a Sirmione. C'entra niente, Cinà, questa situazione qui? Sì, c'entra perché era per un incontro, io ne ho un ricordo, dottore, non ne ho un ricordo
per una vicenda familiare che si è venuta a creare proprio in quella vacanza a Sirmione all'interno del mio nucleo familiare, perché dovevamo subito liberare. C'era stato un forte scontro tra mio padre e mia madre. Mio padre non, diciamo, non è che era molto, diciamo, affettuoso con mia madre, nonostante, diciamo, mia madre lo sopportasse nei suoi continui, nelle sue continue relazioni extraconiugali. Aveva pure la pretesa di essere molto duro e molto rigido. Mi ricordo come quella che doveva essere una vacanza all'improvviso, per una serie di, non so, era stato fissato un incontro, credo, con Ligio, avevamo dovuto cambiare la camera, liberare una camera, i toni aggressivi di mio padre nei confronti di mia madre. Poi mi parlo anche un tipo romanesco, per cui mi è rimasta impressa questa cosa. Per cui il mio ricordo non è legato al fatto che mi ricordassi del Ligio in quell'occasione, perché a 7 anni di gente non avevo questo tipo di contezza, non sapevo neanche chi era. Nel racconto postumo di mio padre cercavo di capire cosa era successo quella volta, perché ne ero rimasto molto impressionato. Ho detto: ma perché tutta questa cosa? Eravamo lì a Sirmione, tranquilli, cosa è successo? E mio padre in quell'occasione mi racconto che era stato, cioè, doveva essere un incontro tra il Ligio e mio padre, per cui per questo erano state liberate queste 2 camere. A me era stato impresso l'impatto emotivo che mi portavo dentro, non l'incontro con Ligio, di cui non mi interessava. Tutto si può chiedere, c'erano anche i modi, insomma. Ma quindi non c'era, perché il pubblico ministero le ha chiesto se c'entrava in qualche modo. Sì, perché Cinà accompagnava Ligio, credo, in questa accompagnanza, accompagnava Ligio come se mio padre in questo incontro A Sirmione. a Sirmione. E l'incontro era finalizzato a una discussione per risolvere i problemi giudiziari di Sì, Ligio. sì. Io sono molto legato a mia madre, anche se sta male, sono molto sempre più legato a mia madre che a mio padre. Senta, ha mai frequentato casa vostra? Sì, parecchie volte, sia nell'abitazione di Via Dane, sia nelle altre abitazioni, in Via Sciuti. E questo durante quale periodo? Anni 80 sicuramente, poi mio padre, come avevamo ricordato nella ricostruzione, quelli che erano gli eventi giudiziari, mio padre nell'84 è stato posto agli arresti domiciliari e poi è andato al confino nel comune di Rotello. Poi nel 90-92 ha rifrequentato, nel periodo in cui era libero, che mio padre era venuto a Palermo, sì, ha incontrato il Cinà altre volte, poi. Senta, al di là di quelli che sono stati, ci arriveremo, i suoi contatti con Cinà nel periodo del giugno 92, le volevo chiedere, lei ha frequentato e in che periodo gli studi medici del dottor Cinà, se ci vuol dire anche eventualmente quando e dove? E se questa frequentazione era finalizzata a un qualcosa di diverso rispetto Sì, alle effettività di cure mediche. ho frequentato gli studi del Cinà, esattamente uno studio d'analisi, come dicevo prima, nella zona di via Galileo Galilei, non mi ricordo, esattamente, no, via Galileo, non mi ricordo, era una traversa di Via Dante dove lui aveva ammezzato lo studio, e poi nella zona di San Lorenzo dove lui faceva il pomeriggio, sapevo che se dovevo andarlo a cercare, lui dalle 3:30 alle 7, nella piazzetta di San Lorenzo c'era proprio una porticina con una scala, avevo un ambulatorio dove lui mi aveva sempre detto che se mio padre aveva esigenze particolari, senza appuntamento e senza cosa, potevo tranquillamente o raggiungerlo nel laboratorio d'analisi la mattina o il pomeriggio dove faceva ambulatorio come neurologo, non so cosa, non mi ricordo esattamente cosa. Ed effettivamente lei ha mai, diciamo, avuto contatti diretti col Cinà in occasione e in ragione di messaggi da e per suo padre? Sì. Quante volte si è verificato? Ah, diverse volte, ma più che altro
Dottor Di Matteo, mi scusi. I messaggi soprattutto erano in funzione di appuntamenti che venivano presi e poi i due si incontravano. Per cui mio padre magari veniva a Palermo, aveva bisogno di vedere il Cinà e mi mandava, chiedi a Yolanda se ci possiamo vedere, a Tattotto, a Tattotto, mi confermava l'appuntamento o no. Erano richieste di appuntamento. In seguito ho avuto rapporti, diciamo, epistolari, diciamo, indiretti col Cinà nel 92. Senta, le volevo chiedere se lei sa se suo padre abbia intrattenuto rapporti con i signori, con i fratelli Buscemi, Salvatore e Antonino e con Bonura Franco. Sì, rapporti di amicizia, di società e anche all'interno di quello che erano le relazioni all'interno dell'associazione denominata Cosa Nostra. Su tutti e tre i settori, sia come soci, sia come, diciamo, come politico per aiutarli a espletare la loro funzione principale che facevano i costruttori, sia nella loro funzione di referenti o uomini legati ai vertici di Cosa Nostra. Lei ha potuto direttamente constatare dei rapporti personali, anche familiari? Sì, eravamo amici di famiglia, spesso era di quelle famiglie come Piazza, Zuma, che andavamo a mangiare sempre la domenica alla scuderia. A differenza magari poteva essere che siamo proprio familiari, cioè ci conoscevamo bene con Buscemi, con Franco Bonura. Io stesso mi ci davo del tu, per capire, era proprio faceva parte di quelle frequentazioni, diciamo, anche ludiche che mio padre aveva nel corso della poca vita sociale che faceva. Poi magari si conosceva mia madre e le mogli, ci si è partiti più volte insieme anche per qualche viaggio di Pasqua. Suo padre in qualche modo nella sua attività di politico, di amministratore pubblico, ha mai favorito l'attività imprenditoriale dei Buscemi? Le ha favorite, è entrato anche in società. In che modo li ha favoriti e poi quali attività e quando è entrato in società? E favoriti nelle aggiudicazioni di quelle che erano delle gare, anche nella trasformazione dei terreni, nelle costruzioni, nella suddivisione di opere, e anche ha fatto società in quello che erano degli immobili nella zona di via Don Orione, come avevo precedentemente detto, dovevano essere destinati a uso ospedaliero, mentre poi questa società, di cui adesso non ricordo il nome, è stata venduta e il ricavato poi è stato investito in altre attività dove mio padre ha ritenuto opportuno farlo, anche dando una consulenza, perché erano attività che sono svolte, diciamo, fuori dalla sua cerchia di politico amministratore, perché sono attività che sono state espletate sempre nell'ambito della costruzione nella zona di Milano, nella provincia di Milano. Ecco, volevo chiedere a proposito di quest'ultimo accenno, qual è l'attività imprenditoriale in provincia di Milano con la quale o nella quale suo padre Vito Ciancimino investe e è socio con Buscemi e Bonura? In quel periodo, a mio padre era stata prospettata di con gli utili, perché mio padre non era solito investire soldi suoi, ma magari concedeva, mio padre, inciso presidente, difficilmente tirava fuori soldi, cioè lui esercitava quello che era il suo potere per acquisire quote. Quella è stata una delle poche occasioni dove il ricavato di quelle che erano le sue dazioni, e credo anche un'aggiunta parte di denaro, decise di investirla in quella che erano le attività imprenditoriali di un imprenditore milanese che stava per costruire un'area a uso civile, abitazione nella zona attorno a Milano, Milano 2. Mio padre, oltre a partecipare direttamente, era stato chiamato anche come consulente, vista la sua esperienza nel campo urbanistico, speculativo urbanistico, nel valutare il tipo di operazione. Mi ricordo come gli furono dati tutti i cartacei di questa situazione e come mio padre si meravigliasse
della velocità nella quale questo signore pensava di poter, questo imprenditore, pensava di poter ottenere tutte le opere di urbanizzazione, comprese, credo, qualche varia nel raccordo per l'uscita diretta. Chi era questo imprenditore? Era un imprenditore costituzionalese, Silvio Berlusconi. Qual è il periodo in cui suo padre investe denaro e poi ci dirà come e attraverso chi in questa attività dell'imprenditore Silvio Berlusconi? Abbiamo gli anni 76-77, si era appena conclusa appunto la vicenda di queste vendite di questi appartamenti di questa società e si è deciso di investire in questa attività milanese. Premetto che mio padre, a conoscenza di questo soggetto, avveniva anche attraverso un'amicizia politica imprenditoriale di un costruttore che, oltre a espletare la funzione come costruttore, era anche un politico aggregato, cioè faceva parte della corrente politica di mio padre, che era la mia. Mio padre era stato consulente, anche diciamo, socio occulto in alcune attività imprenditoriali della mia, che voleva espletare in territorio milanese e anche torinese. Senta, la società con Buscemi e Bonura, non ho capito sinceramente bene, c'entra con questo investimento di suo padre in favore dell'attività Sì, è il di impresa di frutto, Silvio sì, il Berlusconi? frutto di circa 4 miliardi che erano stati ricavato della vendita di questa cosa è stata reinvestita, o 2 miliardi, ora non ho Ma esattamente. venne reinvestito questo ricavato soltanto nella parte relativa al guadagno di suo padre o anche... No, 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 anche dentro questa attività c'era Buscemi, c'era Bontade, c'erano interessi dello stesso Provenzano, c'erano interessi delle varie famiglie che di fatto rappresentavano in quel periodo il gruppo di potere politico mafioso imprenditoriale della società. Perché poi, diciamo, dopo io vengo a sapere che Buscemi o Bonura, anche se era un po' capito, rappresentavano proprio capi famiglia e cose varie, ma allora risultavano come imprenditori leader nel settore di quelle che erano le costruzioni all'interno. Senta, queste cose che lei adesso sta riferendo. Presidente, scusi, posso fare una pausa che giri di testa? Se ha bisogno di sospendere, va bene. Posso, Sì, due prego. domande così completiamo Sì, l'argomento, se ce la fa, altrimenti. prego, prego. E poi facciamo. Purtroppo soffro di labirintite, per cui dopo un Sì, il suo difensore me l'aveva anticipato e po'. quindi quando lei ritiene ce lo segnalerà e cerchiamo di. Comunque, completiamo magari questa Sì, fase, queste due domande, poi. questo argomento. Certamente. Queste cose che lei sta riferendo adesso nella maniera in cui le ha riferite, e cioè dell'investimento di suo padre, assieme a Bonura, Buscemi e altri mafiosi, Bontade. nell'attività Bontade. Bontade, ricordo, fu il promotore. Esattamente, ora purtroppo sono un po' affaticato appunto dalla Queste cose labirintite. lei quando le apprende in questi termini così Nei chiari? racconti di mio padre, quando iniziamo a visualizzare quelli che erano tutti gli appunti e tutti quelli che io trovavo argomenti interessanti da allegare a quello che doveva essere questo libro, per cui rinvengo documenti dove si parlava di appunto Berlusconi. Ovviamente nel 2000 l'attenzione mia verso un nome come Berlusconi, è chiaro che anche se io ero interessato più che altro a raccontare e a vivere quello che erano state le mie esperienze dirette, è chiaro che poi affrontiamo per la popolarità e anche per una serie di vicende che erano legate sempre agli accordi del 92, affrontiamo meglio l'argomento proprio di coinvolgimento di Berlusconi in queste attività, in questi rapporti e robe Ricorda varie. se in quelle circostanze, in quel periodo, lei ebbe a notare dei manoscritti di suo padre che si riferivano a queste persone, a queste vicende, alla mia, Sì, Buscemi, parecchio. Bonura, Milano 2? Ne facevamo una selezione, poi purtroppo ne facevamo tante copie. Quando mio padre scrive, purtroppo mio padre aveva il brutto vizio spesso di scrivere a matita, ovviamente perché cancellava, correggeva. Spesso era, a parte che, Presidente, è tutto lungi da me da poter pensare che quello che doveva essere la stesura di un libro e poi domani doveva essere pubblicato poteva assumere valore probatorio in un processo di questa entità, per cui con la massima leggerezza del caso, laddove io rinvenivo documenti che erano scritti a matita, per evidenziarne, perché magari dal tempo erano, facevo la fotocopia un po' più scura per cercare di risaltare, chiedevo quindi notizie a mio padre c'era una serie di documenti che trovavo interessanti, altri no,
per approfondire in quella che erano le tematiche del libro. Senta, l'ultima domanda sul punto. Sì, grazie. Lei, prima della pausa, lei sa di incontri personali, diretti, tra suo padre Vito Ciancimino e l'allora imprenditore Silvio Berlusconi? Si conoscevano, sì, mi è stato detto che si conoscevano, sì. Sono andati più volte, sono incontrati a Milano, sempre, quasi sempre a Milano, si conoscevano, è un imprenditore molto conosciuto. Mio padre, non scordiamoci che negli anni 70 rappresentava un sistema di potere e di a livello proprio... Intanto mi è stato detto da chi? Mi è stato detto da mio padre, è una conoscenza diretta, anche la mia madre, mi è stato raccontato pure da mia madre, perché poi è venuto a mancare mio padre, ho cercato anche di approfondire il tutto con mia madre, in merito a certi appunti che avevo ritrovato su dazioni di denaro, ecco, volevo capirci un po' meglio per ricostruire questa vicenda, perché negli anni 2000 la trovavo interessante, ai fini poteva essere anche... Per quello che le disse suo padre ed eventualmente dopo anche sua madre, quegli incontri furono intanto casuali o finalizzati a questo... a questa attività di investimento di suo padre? Mio padre era un soggetto, come accennavo prima, che non è che viaggiava tanto, perché il fatto che soffrisse l'aereo si spostava solo in treno, per cui si spostava soltanto per appuntamenti finalizzati, specialmente nell'area milanese dovevano essere finalizzati o con avvocati o per motivi imprenditoriali, con i vari soggetti, per cui non è che mio padre girava per Milano e incontrava l'imprenditore, allora Silvio Berlusconi, cioè un giovane costruttore. Quindi era un incontro organizzato per... Sì. Organizzato sì, per anche perché a mio padre era stata segnalata per tipi di operazioni, proprio questo va per le lunghe, era stata segnalata per motivi di operazioni bancarie che mio padre se ha difficoltà, no, facciamo. Voleva avere all'interno di istituti bancari, la banca del padre di Berlusconi, era stata, che il padre di Berlusconi lavorava all'interno della banca Rasini, era stata segnalata come assieme a lui, ora altro una di quelle banche dove poteva agire con quelle peculiarità che erano alla base dei rapporti bancari per mio padre, cioè movimentazione di denaro in contanto, il tutto per evitare la tracciabilità di quelli che erano le sue attività e poi la sua cassa principale. Mio padre fondamentalmente per far giungere i soldi a destinazione al suo conto personale non ha mai utilizzato strumenti bancari, diceva sempre che nel momento in cui avesse dato il numero del conto, cioè i segreti erano segreti finché lo so solo io, per cui tutto veniva veicolato personalmente a mio padre con versamenti in contanti, proprio per non aprire a possibili e successive inchieste su dati incrociati, diciamo, a scoprire quello che era il nostro, diciamo, conti negli istituti elvetici, non so. Soltanto se lo sa. Chiedo scusa se interrompo, signor Presidente, da Parma, dalla Sala 9. Prego. Cina Antonino intende rinunciare al proseguo dell'udienza. Rimane qui l'avvocato Folli in sua difesa. Va bene, grazie. Diamo atto che Cina rinunzia al proseguo dell'udienza. Soltanto se... tanto... sei in grado di rispondere a questa domanda. Lei ha detto che, e ha spiegato anche il contesto, che quegli incontri non furono casuali. No, assolutamente no. Sa chi li organizzò? Chi fece in modo di far incontrare suo padre con l'imprenditore Berlusconi? Bontà del tramite dell'Utrio, non mi ricordo esattamente. Comunque, i tramiti erano questi. Questo lo sa per averlo saputo? Per averlo saputo, ha preso direttamente da mio padre. Vabbè, prendiamo atto quindi dell'esigenza rappresentata dal Ciancimino e quindi sospendiamo per un quarto d'ora, poi considerata comunque l'esigenza vediamo di andare avanti ancora per un'oretta se ritiene, almeno sino alle due, vi sospendiamo poi ancora un'oretta e poi ci aggiorniamo a domani. È sospesa l'udienza per un quarto d'ora. Ecco, possiamo riprendere l'udienza. Va bene, possiamo procedere. E allora, pubblico ministero. Le volevo chiedere se suo padre Vito Ciancimino
ha mai intrattenuto rapporti con esponenti dei servizi di sicurezza? Sì, per diverso tempo. Dal 1970, quelli che sono i suoi racconti, fino agli ultimi giorni, diciamo, della sua vita. Intanto volevo chiederle quando, lo ha già anticipato, iniziano questi rapporti, in che contesto e attraverso quali personaggi? Allora, mi viene riferito da mio padre che il rapporto con esponenti legati ai servizi di sicurezza, ai servizi segreti, iniziano allorquando nel 1970 lo stesso viene chiamato dalla segreteria del suo amico e allora ministro degli interni Restivo, tramite anche il ministro Ruffini, per cercare di trovare un contatto di equilibrio con quello che erano i cosiddetti suoi paesani. Era un momento in cui la mafia cordonese stava anche crescendo, era un momento in cui mio padre era stato sindaco, diciamo, non era stato sindaco lì a Corleone, c'era stato un contrasto con l'allora capo della polizia Vicari, insomma viene invitato a tenere questo rapporto di collegamento tra quello che di fatto era il controllo del territorio intero siciliano da parte dell'organizzazione denominata Cosa Nostra e le istituzioni. Viene incaricato dal ministro Restivo di fare questo tramite, di veicolare informazioni e attivarsi con quello che erano i rapporti con i corleonesi. In particolare lei sa con chi si svilupparono questi rapporti con esponenti dei servizi? Ne ha conosciuto qualcuno? Ha mai visto qualcuno? Sì, ho visto sempre un soggetto che veicolava tutte quelle che erano le informazioni con questo soggetto, signor Franco, che faceva un po' da postino, perché non è che tra quelli che erano rappresentavano le istituzioni e mio padre, veicolava questo tipo di informazioni, ne ho un ricordo ovviamente più lucido negli ultimi anni, però era qualcosa che, come mi ha raccontato mio padre, si è mantenuto sempre nel tempo. Mio padre è una specie di collettore, a volte stesso io ho dubitato se lo stesso mio padre facesse parte di questi apparati, a volte l'ha anche sollecitato alla domanda, non ha mai risposto, se apparteneva direttamente a Gladio, a varie situazioni, anche a servizi, alla stessa associazione dei vincoli, si ricollocava sempre al di sopra. Lei, intanto quando... Comunque, lei... Presidente, credo che ha preso una condanna per associazione di stampo mafioso, cioè non era una difesa di mio padre. Quando suo padre le parla di questa origine dei suoi rapporti con i servizi nel periodo in cui il ministro degli interni era il politico siciliano Restivo? Ne parla nel periodo in cui si intensifica questo rapporto, che va dal 99 fino ai giorni della scomparsa. Ovviamente qualche percezione l'avevo avuta io nel momento in cui io, come Massimo Giancimino, ero stato promotore di un'attività tramite esponente delle istituzioni, per cui avevo avuto contezza diretta, conoscenza diretta di quelle che erano le certe veicolazioni che avvenivano in contemporanea, ma il racconto ben preciso sulle origini e sull'evolversi di questo tipo di rapporti sono stato messo a conoscenza nel momento in cui, anche analizzando quelli che erano la documentazione, venivano citati esponenti anche con nomi e cognomi che erano più o meno legati alle istituzioni, qual era il suo ruolo, come era nato questo tipo di rapporto e perché in situazioni che poi abbiamo anche analizzato, importanti, come potrebbe essere stato sequestro mobile, episodi che io, anche se non ho approfondito poi più di tanto, alcuni li ho vissuti proprio in prima persona, abbiamo analizzato di volta in volta attraverso i suoi racconti questi episodi. Signor Giancimino, lei
materialmente, direttamente, fisicamente, visivamente, quando vede questa persona che suo padre appellava il signor Franco per la prima volta? Non riesco a datarla proprio, ma un'assenza costante, era un... quando mio padre aveva bisogno di veicolare con queste persone, questo andava e veniva. Ovviamente capisce bene che mio padre, visto anche lo spessore, visto anche la visibilità pubblica che lo stesso aveva all'interno della, della società civile, anche dei media e delle cose, i rapporti diretti tra questi personaggi politici, anche legati alle istituzioni, con cariche istituzionali, e anche uomini all'interno dei servizi con cariche magari anche ben conosciuti, non potevano essere rappresentati così palesemente. Per cui veniva usato questo soggetto poco riconoscibile agli occhi di soggetti con cui mio padre poteva anche permettersi di fare due passi, come è capitato anche in mia presenza al Pincio o in altre situazioni. Era un soggetto che non destava, diciamo, sospetti, o non destava, era stato proprio scelto per questo, e non destava attenzioni da parte di altri. Torno e le ripeto la domanda, perché intanto era riferita al momento iniziale in cui lei lo vede. Lei stamattina ha parlato di tanti periodi che lei ha vissuto assieme a suo padre, no? Ha parlato del periodo, del lungo periodo di 4 anni, per esempio, a Rotello. Sì, lì l'ho visto. In quella circostanza, in quelle circostanze, in quel periodo, lei lo vide? Sì, 1 o 2 volte l'ho visto, mentre ero presente io, diciamo che ero quasi sempre presente, 1, 2, 3 volte l'ho visto arrivare con la sua solita macchina blu, insomma, parlava con mio padre, si intratteneva per poco e poi andava. E poi la peculiarità di questi incontri, che era un veicolava notizie e subito dopo, il giorno dopo, tornava per portare risposte, no? A volte era in un senso, a volte era in un tal senso, e mio padre aveva un numero io dove rintracciarlo, e mio padre mi dava, io mi ricordo che andavo alla cabina pubblica dove contenevano tutti i gettoni, lo chiamavo e lui veniva di volta in volta, che mio padre lo mandava a chiamare, a volte anche di sua spontanea volontà, per esigenze ovviamente dettate dai suoi superiori, da chi, veniva spontaneamente. Ma in quel momento lei, Massimo Cioncimino, cosa sapeva della natura di questo rapporto tra suo padre e questo signore? Cioè, già in quel momento lei sapeva, aveva capito, le era stato fatto comprendere che si trattava di un esponente dei servizi, legato ai servizi? Sì, l'avevo percepito in occasione dell'arresto dei miei fratelli, perché è stato anche colui che aveva, in occasione, mi scusi, del... anche dell'arresto dei miei fratelli, in occasione dei suoi fratelli, dell'inchiesta che aveva riguardato i miei fratelli Giovanni e Sergio, dell'allontanamento, visto che gli stessi potevano essere stati raggiunti da misure cautelari, in quello che è stato il periodo di dismissioni di somme che avevamo intestate e cointestate sia con Lapis che con Vaselli, c'era stata una dismissione di denaro, erano tutte state notizie che erano state veicolate attraverso uomini e le istituzioni, attraverso questo signor Franco a mio padre. Ovviamente gli arrivavano notizie, gli arrivavano verbali, dossier di soggetti a lui interessati, dossier di politici, dossier di cose. Ovviamente tutto questo non era difficile da percepire, che non potesse arrivare per canali tradizionali né per canali a lui, diciamo, come l'amministrazione comunale o in quel periodo per giunta quello che era Rotello e cose, dossieraggi sui politici, aveva accesso, ogni volta che aveva le richieste aveva accesso a tipi di informazione, ovviamente che in quell'ambito anche dovevano assumere, scusi Presidente se guardavo, dovevano assumere anche un carattere di segretezza, perché nel momento in cui mio padre viene informato che da lì a poco si poteva procedere a un'inchiesta sui beni di mio padre, ci siamo premurati addirittura trasferendoci io e mio padre per un finta cura nella zona di San Benzan per portare fuori dei soldi che avevamo
monetizzati dallo scambio anche attraverso i miei fratelli di libretti a portatore avvenuti nella città di Roma, nella città di Palermo, e anche dei tentativi poi sventati di fatto dal dottor Falcone di intestazioni fittizie di società ad altri soggetti non riconducibili a mio padre. Ovviamente questo tipo di informazioni, questo tipo di situazioni l'ho percepito anche lì sul momento che questo soggetto faceva parte, anche perché a volte visto la caratura avevo chiesto se potevo usufruire di favore mio porto d'armi, cretinate insomma che poi devono essere ovviamente approvate a mio padre che non aveva dato seguito. Senta, quindi quando lei parla dell'inchiesta sui suoi fratelli si riferisce alla comunicazione giudiziaria che ricevettero in occasione del primo arresto di suo padre nell'84? Sì, l'unica inchiesta che di fatto ha avuto seguito per i miei fratelli Giovanni e Sergio è stata quella di costituzione dei capitali all'estero, inchiesta che grazie alle informazioni del signor Franco, arrivate poi da altri soggetti che avevano ovviamente accesso a questo tipo di documentazione e di notizie, consigliarono a mio padre di far allontanare i miei due fratelli che erano intestatari di questa società, la Cimasol, una società che era stata costituita insieme al costruttore Zoom e altri in territorio canadese, dove gestivano un mall, un centro commerciale e un immobile destinato a uso residenziale. Siccome di fatto mio padre non viaggiava, erano stati loro insieme al costruttore Zoom a recarsi in Canada ed erano intestatari di questa società, per cui fu avvisato che sarebbero stati anche loro coinvolti, per cui mio padre fece in tempo a avvisare, abbiamo fatto allontanare i miei due fratelli e poi di fatto sono stati anche loro indagati. Senta, lei ha fatto riferimento a questi dossier che riguardavano anche esponenti politici. Sì, dossieraggi. In che epoca suo padre riceve da questi ambienti, questi dossieraggi? Ma nel periodo antecedente all'arresto, anche nel periodo in cui è completamente libero, riceve informative, dossieraggi, ora io non ho avuto contezza di leggere questi dossieraggi, ma sicuramente dalla dicitura appunto Ministero degli Interni riservato e cose varie potevo dedurre che erano dossieraggi ovviamente che dovevano essere coperti da quelle che erano le cautele del caso nel momento in cui questi apportavano una dicitura riservato e cose varie. Mi ricordo come mio padre prendeva visione di questi dossier e subito se ne sbarazzava, se ne liberava. Ma lei fin da allora aveva visto documentazione intestata al Ministero degli Interni con la posizione della dicitura riservato? Mi sono occupato di disfarne, non ho avuto contezza di leggere, però mi sono occupato di strappare. In che epoca siamo? Ma parliamo nei qualcosa che ho visto ovviamente nel momento in cui ho iniziato a seguire direttamente mio padre, perché nel momento in cui lui si adoperava direttamente, per cui agiva da uomo libero fino al 1984, di questo non poteva avere, cioè non aveva bisogno della mia persona, perché questa parlava di persona con cui lo stesso intratteneva rapporti diretti, per cui si muoveva e prendeva appuntamenti, veniva, andava liberamente. Nel momento in cui mio padre veniva posto in condizioni di privazioni parziali o totali di libertà, è chiaro ovviamente che magari questo tipo di plichi e cose, se non venivano direttamente, potevano passare anche alle mie mani, che sempre chiusi li consegnavo a mio padre, e poi secondo le indicazioni di mio padre me ne disfacevo. Ovviamente per quello invece sono i racconti, so di storie che riguardano insomma interventi sono stati chiesti per il sequestro morto, tanti interventi che sono stati chiesti su situazioni per cercare di arginare magari l'invasività di soggetti di Cosa Nostra, su situazioni secondo mio padre dove non dovevano essere, anche secondo le indicazioni di quello che riportava il signor Franco, non dovevano avere nessun effetto. Senta, ma poi lei quando strinse rapporti più solidi con suo padre nel periodo 99-2002 ebbe modo di tornare sull'argomento dossieraggio e sapere questi dossier quali altri politici riguardavano e se suo padre ne avesse fatto uso?
Sicuramente ne aveva fatto uso, sicuramente era riuscito... Non dia giudizi, dia quello che... Ah no, eventualmente... mio padre ovviamente mi ha detto che gli erano serviti per, tra virgolette, convincere dei politici in alcune scelte giuridiche, in alcune prese di posizione, e anche gli erano serviti per avvisare amici e persone a lui legate di possibili inchieste, di possibili approfondimenti giudiziari in corso nei confronti di persone che poi sarebbero state riconducibili a mio padre. Senta, lei, questo signor Franco di cui ha parlato, che quindi abbiamo capito avere già visto in occasione del soggiorno obbligato di suo padre a Rotello, almeno da quel periodo mi sembra di capire, nel corso della sua vita quante volte l'ha visto? L'ho visto un po' di volte, sì, abbastanza, parecchie volte. Era un soggetto che veniva, parlava con mio padre, usciva. Nell'ordine di qualcuna, qualche decina? Qualche decina. E fino a quando, signor Cincinnati? L'ultima volta che ho avuto un rapporto con questo signore, ricordo bene, perché mi portava una missiva che, a differenza di tutte le altre missive che provenivano dal Provenzano, era una missiva indirizzata a me, alla mia famiglia, a mia madre, e conteneva una lettera di cordoglio e di invitarmi a essere forte. Quindi l'ho incontrato proprio durante le esequie al cimitero. L'ho riconosciuto da lontano, mi ha fatto segno, mi sono avvicinato, mi ha consegnato questa busta. E poi... Quindi durante la tumulazione della salma? Sì, no, ma poi ho avuto modo di contattarlo per fatti miei anche dopo, in effetti. No, intanto io le avevo chiesto fino a quando l'avesse visto. Quella è l'ultima volta in cui l'ho visto. No, l'ho visto quando mi ha messo al corrente delle indagini che c'erano su di me. L'ho visto quando mi ha detto di sbarazzarmi di documentazione che era conservata a casa mia. Ora fare tutta una ricostruzione, ho deposto, mi credo che ci sono i verbali, perché ero più lucido, in questo momento sono ancora un po'. L'ho visto nei vari periodi, anche perché ha continuato a darmi informazioni a protezione di quelle che erano le mie situazioni processuali, e anche lo chiamavo perché preoccupato di quelle che, ovviamente, dopo sarà stata una coincidenza, Presidente, ma io sono stato scritto nel registro degli indagati per il reato di 406, per il reato di 416 bis lo stesso giorno della morte di mio padre. Lo stesso giorno della morte di mio padre io vengo iscritto, il 19 novembre 2002, vengo iscritto nel registro degli indagati per il reato di 416 bis. Lo stesso mi avvisa e mi dice che di non preoccuparmi, perché il tutto non era finalizzato a inchieste veramente dirette nei miei confronti, ma era finalizzato a una tutela nel momento in cui mi è venuto a mancare mio padre, potessi essere chiamato a rispondere di attività dove avevo partecipato direttamente, come quella della trattativa. In quel caso avrei potuto usufruire delle prerogative di legge, quelle di, essendo indagato i reati, non, di avvalermi della facoltà di non rispondere, come già aveva fatto mio padre su indicazioni dei carabinieri e dei servizi, quando era stato chiamato a deporre al processo di Firenze. Certo. A proposito, c'è un manoscritto che ho vergato a mano, dove mio padre fa una sintesi di quella che è la sua testimonianza al processo di Firenze. Ci arriveremo. Senta, questa persona che appunto suo padre denominava signor Franco, lei continua a denominare, poi ha continuato sempre... Sì, a volte Carlo, non so come... Innanzitutto, lei ha detto anche che in epoca più recente lei lo contattava anche. Era in grado quindi di contattarlo, attraverso quale... Avevo un'utenza telefonica sua dove lo raggiungevo direttamente
e lui prontamente mi dava appuntamento a seconda dove si trovavo, dove mi trovavo io, dove potevo ovviamente manifestare quelle che erano le mie preoccupazioni o le mie o le mie ansie. Mi ricordo un episodio per tutti quando ad esempio è successo che nel febbraio del 93 si era si sente di continuare o le sue condizioni di salute in questo momento? Sono un po'... Perché gli argomenti, diciamo, poi ora dobbiamo partire col 92 proprio... Se non si può, non mi sento di continuare. Non si sente di continuare. No. Prendiamo atto, se vuoi, c'è qualche... Se vuole concludere... L'argomento credo che sia ancora ampio da sviluppare. Non ho neanche la voce. Non ha neanche la voce. Vabbè, prendiamo atto, ovviamente. E allora a questo punto aggiorniamo l'udienza a domani per la prosecuzione. Mi spiace Presidente, pensavo di poter... Io questo argomento lo chiuderei in 10 minuti, un quarto d'ora, per poi parlare. Però voglio dire, è anche una... Se 10 minuti ci provo, dottore, non mi voglio sottrarre. Come è un argomento piuttosto comunque delicato, quindi noto se ha difficoltà. Allora. Effettivamente constatiamo che ha delle difficoltà, quindi ci aggiorniamo a domani mattina per la prosecuzione. Grazie. Abbiamo Presidente, già l'udienza programmata. Va bene, e allora... Presidente, prima di rinviare mi... Sì, le do la parola. Infatti poi lei Ciancimino può ritornare al suo posto, quindi diamo atto che viene rinviato alla prossima udienza la prosecuzione.